Da questa mattina ne è passato un po' di tempo. Purtroppo non ho avuto tanto tempo per registrare perché tra una cosa e un'altra stamattina sono andato a Pescia a prendere degli appuntamenti perché voglio fare tutte le visite per essere al 100% per quando faccio anche attività fisica. Adesso sto andando a farmi un giretto a piedi, sperando di non sprofondare in questa melma. Qui ci dovrebbe essere una specie di sentierino, sperando di non inciampare dentro un fosso. In pratica potevo passare anche da sopra là, però vabbè, mi piaceva fare questa stradina che non ho mai fatto, guardate. Qualche pruno. Comunque oggi non sarò solo, eh. Non vi dico neanche con chi sarò perché ormai l'avrete già capito, perché ormai è diventato quasi un socio qui sul mio canale. Non aggiungo nient'altro e buona visione. Visto che sono un po' in anticipo, faccio qualche giretto nelle vie secondarie del centro. Comunque, nonostante questa bella giornatina, come potete vedere, tutta azzurra, non è proprio caldo caldo caldo. Oddio, si potrebbe stare anche senza questo giubbotto, però poi non so più tardi se sia più fresco o meno. Allora, di qua si va verso il bar imperiale, zona comune. Qui una volta c'era un cinema, adesso mi sfugge anche il nome. Era abbastanza bellino, bello grande. Non so come mai l'abbiamo chiuso, ma qui chiudono un locale al giorno. Allora, adesso sono le 13:48. L'uomo misterioso mi aveva detto per le 14, ma tanto conoscendolo bene, prima delle 14:30 non esce, o perlomeno non arriva. Forse si può abbonare 10 minuti. Eccoci giunti in Pineta. Adesso chiamo Omar, sento un po' che mi inventa. Io boh, ho detto anche il nome, vabbè, tanto l'avevate capito che era lui. Abbiamo anche la Rai, non per niente qui c'è il Teatro Verdi e ora cominciano tutti gli spettacoli. Guardate bellino il prato tutto tagliato. Per Benino. L'avevo detto che ritardava. Aveva detto alle 14, sono già alle 14:05, ha detto che mi ha mandato già un messaggio, ha detto che già ritarda di 10 minuti. Quindi ormai lo conosco. È un falsoncello. Sono passate anche le 14:10. E lui cerca di distrarmi mandandomi messaggini su WhatsApp. Io lo guardo l'orologio. Ecco perché ho trovato questo posto all'ombra, perché tanto sapevo già che dovevo aspettare. Ora gli troverò una scusa.
vediamo lì come gli voglio dire, si va a prendere un dessert Versilia, vediamo un po' che dice. Allora, nel frattempo che sono qui, che aspetto ancora, che sono le 14 e 13 minuti, ho telefonato al circolo, gli ho chiesto se avevano disponibili il dessert Versilia, mi hanno detto che ce ne sono 4. Quindi vediamo un po' se abbocca, eh. Magari gli dico che pago io. Ho perso le speranze. Mi ha mandato un messaggio ora, mi aveva detto, cioè oggi mi aveva mandato un messaggio all'ora di pranzo, mi aveva detto che fino alle 17 era libero. Ora mi dice che alle 3 e mezzo deve essere, non so dove, qualche posto, sa, altre lui lo sa. E quindi, boh, non so che si farà, anche perché in un'ora fai poco. Eccolo il fastoncello. Questo c'è. Ragazzi, questo è Omar in veste Investe urbana. comico, comico. Comico sempre, Allora, io comico. ti propongo. Sì. Andiamo a mangiare un gelato da desideri, perché qui No, dietro, no, no? no, ci sei andato vicino. Sì. Dessert Versilia, te lo pago io. Ho già telefonato, ce l'ha 4 disponibili. Ce 4 messi da parte. Il l'ha problema 4. è che alle 3:30 c'ho Dariese qui a Monteatini, Vada, quindi. oh, c'ha l'acquolina in bocca che gli casca, No, la nel senso. nasconde nella No! barba. Però non vorrebbe dire sì, ma non Non vuole. posso, però al limite li compri e me li porti a Sì, casa, è li che vado a mangio. piedi, io sono a piedi, eh. Li vai a prendere e me Sì, li porti manco poi a fossi Dio casa. buono Michi, il ma tuo. mi hai detto così, ora me lo metti su un piatto d'argento. Abbandonata a se stessa Ah, il retro della torretta? siamo dietro la torretta. Vada Pellino, allora qui c'è un bel boschetto. È il parco della torretta, abbandonata a se stessa. Anzi, probabilmente ci saranno anche cinghiali che vediamo girare a Montecatini. Già, oggi si poteva andare a cercare qualche cinghiale. Alla Querceta, andiamo in zona Querceta e vediamo. Guardate Bellino, il retro della torretta. Vabbè, Bellino, è tutto abbandonato. Sì, Quindi. vabbè, se venisse Sì, certo. Fai un po' restaurato. tra un ramo e quell'altro, guarda che troiaio, di che ti parlo. Messo male. Abbandonato. A se Mamma mia, stesso. qui ragazzi, altri cinghiali. Qui ci puoi fare l'allevamento. Rimanendo in Una tema volta che i cinghiali sono arrivati fino a un paese a sì, Monteatini. qua c'è tipo un'altra cosa, vedi? Senti, questa. Bello questa. È tutta la torretta, è tutto il parco della torretta. Vedi, c'è qui un'altra. Si vede poco. E si vede proprio perché sta chiuso. Bisogna Tutte pensare. arcate. Adesso facciamo un girettino tranquillo, qui si ritorna, si va a zona Panterai e poi si riscende giù verso Montecatini, in pianeta. Oggi non si fa tanto, a parte che anch'io alle 4 devo ripassare dal dottore, devo ritirare un foglio che me l'ha sbagliato a fare il dottore, quindi devo ripassarci in tutti i modi. Ridendo e scherzando, Ecco. siamo arrivati quasi a Pia Bagnoli. Ottimo. Vediamo un po' se si riuscirà a trovare i cinghiali. Perché precisiamolo per chi magari non Sì, perché qui conosce. qualcuno ha pubblicato Due che. giorni fa siamo in città, come vedete è una strada urbana. E come a Roma, anche Montecatini, cioè, ci compaiono ogni tanto dei Sì, cinghiali sono scesi i cinghiali da lassù. che vengono da questi Dalla boschi. zona Pietracavate scendono giù. Probabilmente Dalle zone alte di Montecatini sono Alto. cinghiali che stanno in zona Poggio La Guardia, Qui, sicuramente. queste zone alte qui. E la volta scorsa erano in questa strada da dove ora stiamo passando noi, davanti a un asilo tra l'altro, Sì, quindi. è anche pericoloso. Quindi insomma. E vediamo un po' se si riescono a Sì, vedere. ma. Ora stiamo in silenzio perché se vedono te Sì, pensano no, che ma sei a uno di questo orario loro credo e non proprio di scappano. vedere. Erano laggiù all'altezza dove c'è lo segnale. Allora, questo qui è l'asilo, è dove è stato fatto il video con 3 o 4 cinghiali che camminavano. E qui con tutto questo bel parco c'è davvero anche paura. Magari sei qui che giochi col tuo figliolo e ti vedi sbalzare fuori un cinghialotto. Io ho sete e vado a bere, sperando che non mi venga mal di pancia con questa acqua qui.
È caldo. Ragazzi, stiamo rientrando verso zona Montecatini, siamo qui nei pressi del Bar Riviera. No, qui sì, siamo sempre a Montecatini, siamo quasi su il confine, se siamo, si tornava indietro. Si potrebbe dire siamo attratti anche sul cammino di San Ignazio. Sì. All'incirca. Qui abbiamo anche un gabinetto, nel giardino, se vuoi fare l'antifurto che suona. Un ladro. Sì, studio dentistico. Stanno rubando denti. I denti. Alle volte può essere che è passata una macchina veloce, qualche rumore. È probabile. Allora ti racconto una cosa. Sì, un aneddoto. Quando avevo il CD, il barattino, quello che c'erano i camionisti, in base se passavi con tanta potenza come uscita di watt, passavi vicino alle case, scattava l'allarme. Quindi a che ora sarà accaduto una cosa del genere? Può essere tante cose. Capita. Un gatto alle volte. Attenzione che qui c'è il cinghiale. Sì, guarda, quello è cinghiale, è volato via. Cinghiale volante. Beh ragazzi, Omar se n'è andato perché avevo un impegno e tra qui non ce l'ho anch'io perché devo ritornare dal dottore. Quindi a questo punto qui io vi saluto. Il vlog termina qui, spero che vi ho tenuto compagnia anche oggi. E appuntamento al prossimo. Ricordatevi di iscrivervi se non lo avete ancora fatto. Ciao ciao.